E ci voliamo subito a Milano, dove è previsto, dovrebbe essere già pronto Francesco Poiré, con in collegamento dalla Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. Chiamiamo subito Francesco Poiré, che dovrebbe essere lì ad attenderci. Lo chiamiamo, dovrebbe rispondere al momento. Ecco, ciao Francesco, ci senti? Perfetto, Francesco, mandaci anche il video, così è perfetto. Perfetto, sta arrivando il video. Oh, ti vediamo perfettamente. E, introduciamo chiaramente il tuo ospite, Shadi Amadi, giusto se ho pronunciato correttamente il nome e il cognome. Io vi lascio, innanzitutto favorisco il vostro ingresso nell'inquadratura, vi lascio la parola però. Come già sa Francesco, apriamo questo collegamento con Milano per fare il ricordo di una compagna milanese che proprio in questi giorni è scomparsa improvvisamente, che io conoscevo, Yasmin Ravaglia. La conoscevo perché eravamo nella stessa lista 2 anni fa che si candidò al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Ma voglio, per me è un ricordo, è quello di una persona carissima e dolcissima, ma voglio che sia Francesco, il segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano, a ricordare Yasmin. A te, Francesco. Di sorpresa dalla notizia, in quanto nessuno si aspettava questa bruttissima notizia. Yasmin ci ha lasciato mercoledì sera prematuramente, e vogliamo ricordare, vogliamo portare con noi la sua tenacia, la sua forza, la sua ostinazione su tutte le battaglie radicali. È stata sempre molto presente, soprattutto in quest'ultimo anno con la campagna elettorale per le comunali. L'abbiamo vista molto spesso, sia in sede che durante gli appuntamenti in strada, all'aperto. Era una persona che faceva di tutto, tutto quello che poteva. Ha partecipato moltissime volte a scioperi della fame e della sete, nonostante le sue condizioni di salute forse la mettessero più a rischio e più a repentaglio di molti altri. Quindi vogliamo ricordare appunto la sua forza, la sua tenacia, la sua simpatia e cercare appunto di portarle con noi e di lottare per quello in cui crediamo con più forza, con più tenacia e portare avanti così questo ricordo di lei. Rientro in trasmissione, voglio ricordare che Yasmin era una delle persone che più credeva delle compagne che più credeva nello strumento della Web TV, e ricordo che nella prima fase in cui fu lanciata la Web TV, lei fu una delle prime che subito aderì alla sottoscrizione straordinaria per finanziare durante la campagna delle regionali del 2010 proprio la lista Bonino Pannella e la Web TV. Quindi un saluto a Yasmin, che sicuramente ci starà seguendo. Bene, abbiamo aperto con queste note tristi e purtroppo tutta questa trasmissione, diciamo, parlerà di cose poco felici, perché il titolo di questa trasmissione parla di un paese, la Siria, che in questo momento è devastato da un feroce e sanguinario dittatore, e all'ordine del giorno sono centinaia di morti che si accompagnano, diciamo, alla lotta di un popolo che tenta di far sbocciare una primavera, come bene dice il nostro titolo. Ragazzi, io vi lascio la conduzione, interverrò nel momento in cui vi sarà qualche domanda dalla chat e sicuramente ne arriveranno tante. A te la linea, Francesco, e a voi la linea. Ok, allora grazie a tutti, buon pomeriggio. Io volevo chiedere a Shadi come prima domanda di ricordarci un attimo come e quando è iniziata questa rivolta in Siria, questa rivolta pacifica in Siria. Sì, intanto grazie perché mi hai invitato anche oggi qua a parlare. Devo dire che l'attenzione è calata molto qua in Italia a proposito di quello che accade in Siria. Quello che accade in Siria è tutto quanto iniziato a marzo, quando dei bambini avevano scritto su dei muri, per chi non lo sapesse, semplicemente la parola libertà e delle frasi incitanti
alla caduta del regime. Dopodiché sono stati arrestati ragazzi dai 12 ai 15 anni e sono stati poi riconsegnati dopo qualche settimana ai loro genitori senza le unghie delle mani. Allora questo è accaduto nella città di Daraa, questo il 15 di marzo, e da lì sino a oggi è scoppiata questa rivolta popolare che non ha fine. Esatto, questa rivolta che, come diceva prima Roberto, appunto quotidianamente ci porta, per chi riesce ad ottenere informazioni, notizie di morti. Siamo passati dalle fosse comuni all'inizio, quando c'era la fuga del popolo siriano verso la Turchia, ai bombardamenti nelle città. Quindi, come sta proseguendo? Cioè, abbiamo visto veramente la Turchia all'inizio, nel mese di aprile, maggio, essere meta di profughi che cercavano appunto di scappare dalla Siria. Poi abbiamo visto ad agosto le città assediate, però appunto poi le notizie faticano ad arrivare sui nostri media. Vediamo il prima, ma non riusciamo a capire quello che succede dopo. Sì, adesso, ma già dall'inizio della rivolta, c'è in atto nel paese una vera e propria campagna di propaganda da parte del regime. Quindi ci sono due realtà distorte. Quella che propina il regime attraverso i suoi canali, i canali satellitari, e quella che ci fanno avere i manifestanti in Siria tramite le riprese con i cellulari e le messe in onda su YouTube. Allora, perché dico sono due realtà distorte? Perché una nega del tutto che muoiano i manifestanti. Non è mai uscita una sola notizia dicendo che morivano dei manifestanti che protestavano contro il governo, ma sempre notizie riguardanti uccisione di militari, alcuni militari, e atti terroristici, un complotto in atto contro la Siria. E invece dall'altra parte ci sono un fiume di testimonianze, di video che viene caricata su YouTube, in cui ci sono filmati che dimostrano invece di manifestanti pacifici che vengono mitragliati dalle mitragliatrici, bombardamenti con elicotteri. Tra questo posso fare un esempio: in questi giorni a città di Al-Rastan, vicino a Homs, ci sono stati 130 morti e c'è stato l'uso delle armi chimiche. Questo lo abbiamo come notizia certa dagli abitanti dentro, che hanno scritto sulle pagine di Facebook dei loro coordinamenti quello che accadeva. Lo abbiamo anche attraverso gli striscioni dei manifestanti di tutta la Siria di questi giorni, che dicevano: guardate come, in inglese lo scrivevano anche, guardate come il governo siriano usa le armi chimiche contro i propri cittadini. Io credo che abbiamo già qualche domanda. Ecco, sì, ci sono già le prime domande che arrivano dalla chat. La prima, che arriva da Gianni Colacione, che chiede: in Siria come in Libia c'è un comitato di liberazione mediamente organizzato oppure la rivolta è estemporanea e disorganizzata? Bene, in questo momento si sta formando un comitato, si sta formando un comitato di transizione, si è riunito ieri a Istanbul, c'è stata anche una riunione settimana scorsa a Berlino per mediare e organizzare tutte le varie opposizioni siriane sotto un'unica bandiera, che è quella della liberazione. Però per il momento devo sottolineare che si stanno organizzando, e devo precisare come per 40 anni in Siria ogni opposizione sia stata tolta dalla faccia della terra tramite esecuzioni di massa, come ad esempio voglio ricordare nel 79 e nell'82 i massacri di Hama, o se no quando sono stati uccisi 550 prigionieri politici nella prigione di Tadmur. Quindi ci stiamo organizzando, è difficile, c'è una spaccatura, questo bisogna essere onesti sempre, tra tutta la politica e i partiti religiosi, quindi guidati dai Fratelli Musulmani. Certo, due vedute differenti di come può essere la Siria del futuro. Quindi la sfida per il momento è quella di riconciliare tutti quanti insieme, e poi dopo, quando il paese sarà liberato in democrazia, democrazia per tutti, alawiti, cristiani, musulmani, partecipare tutti quanti. Però adesso unirci tutti quanti insieme. C'è un'altra domanda, credo. Sì, allora Stefano Russo chiede: la mia
La domanda è questa: qual è la posizione ufficiale e inufficiale della Turchia? Sì, Stefano ha fatto una bella domanda, perché la Turchia per il momento si comporta da una parte, dice che sta tagliando gli accordi con la Siria, ha una politica quasi contraria totalmente, la Siria si sta ergendo come paladina quasi della libertà. Dall'altra parte ha consegnato un importante ufficiale siriano che era in esilio in Turchia ai servizi segreti siriani, e questo ufficiale è stato ucciso, è stato impiccato ovviamente perché fa parte dell'esercito libero siriano, che sono tutte quelle defezioni che stanno confluendo nel sud del paese, per adesso poche ma io credo che aumenteranno, per tentare di rispondere a questi bombardamenti indiscriminati contro la popolazione. Quindi è molto ambigua la situazione, la posizione della Turchia. Io vedo, e questo devo dire perché ho partecipato a Genova quasi un mese fa, la riunione per gli esteri del PD, dove ho incontrato un deputato turco del partito kemalista, e gli chiedevo appunto quale fosse la loro posizione rispetto alla Siria. Lui mi diceva è di totale fiducia con i manifestanti. Così non è, servono ancora delle chiarezze totali. Certamente danno la possibilità di fare le conferenze ai nostri dissidenti politici, ma allora perché siete andati a consegnare degli uomini dell'esercito siriano che l'hanno abbandonato ai nostri servizi segreti? Quindi è molto ambiguo. Ecco, c'è un'altra domanda che arriva da Gianni Colacione. La posizione dell'Iran rispetto al regime al potere in Siria supporta politicamente o anche militarmente? In tutti e due i casi supporta la Siria. Abbiamo notizie non confermate che la Siria, il governo siriano, abbia comprato dei forni crematori dall'Iran e li abbia installati al di fuori di alcune città siriane per bruciare i corpi dei manifestanti uccisi. Non sono notizie confermate queste, ma fanno capire che legame ci sia tra i due regimi. Abbiamo notizie invece confermate della presenza di soldati iraniani insieme a quelli siriani per fronteggiare i manifestanti e per reprimere ogni moto di dissenso che c'è. Quindi sono molto legati tutti e due i paesi. Se vinceremo in Siria, io sono sicuro che anche gli iraniani si ribelleranno e vinceranno in Iran. Ecco, un'altra domanda, Sharik, è questa: la rivolta in Siria ha sostegni militari ed economici da qualcuno oppure è ignorata, allo stesso modo come è ignorata dai media? Purtroppo è ignorata, come accade dai media, non ci sono supporti da nessuna parte. Per dare una base più credibile a questo, voglio sottolineare come qualche settimana fa i manifestanti siriani abbiano intitolato un venerdì, come tutti quanti sapete, se andate a vedere il sito The Syrian Revolution, che ogni venerdì dà il nome al venerdì, proprio come il venerdì delle donne, il venerdì del silenzio, ha dato un nome al venerdì della richiesta della protezione. Cosa vuol dire? Dove richiedono protezione, richiedevano protezione non armata da parte della comunità internazionale, ma questo non è accaduto, non c'è nessun tipo di garanzia, nessuno si sta muovendo, perché vediamo come la Russia sia bloccata sulle sue posizioni insieme alla Cina, l'India e il Brasile. Qui è tutto quanto merito quello che sta accadendo degli stessi siriani. C'è un nostro siriano che collaborava con noi, viveva qua in Italia, è andato in Giordania e sta contrabbandando dalla Giordania alla Siria medicinali per i siriani, sta facendo scappare dalla Siria alla Giordania disertori dell'esercito siriano che non vogliono sparare sopra i manifestanti. Questo è quello che accade adesso. Proprio il resto, come vedete voi, è tutto ignorato. Se non fosse oggi l'appuntamento di TV Radicale, credo che non ne parleremmo. Tra l'altro, sì, Purtroppo stiamo avendo dei problemi di banda, ci dicono in chat, ogni tanto c'è qualche interruzione, però andiamo avanti perché comunque c'è la registrazione che andrà bene. Allora, un'altra domanda: Israele osserva, contrasta il cambiamento oppure punta sull'ipotesi di transizione? Israele osserva, non punta sul cambiamento e né su quella dell'ipotesi di transizione, perché hanno paura che nel futuro della Siria si possa instaurare uno Stato islamico, che quindi sarebbe peggio
di avere un vicino che è una dittatura sanguinaria, però dà la garanzia che non ci sia un movimento sul confine tra Israele e Siria da oltre 20 anni, no? Se avete visto ad esempio quello che era accaduto un po' di mesi fa, quando nel Golan si erano riversati dei palestinesi, al Golan, questa parte del territorio siriano che è stato conquistato da oramai decine di anni da Israele, dove si erano riversati degli israeliani per manifestare in solidarietà di Gaza, sono stati mitragliati dagli israeliani, alcuni di questi palestinesi sono morti, gli israeliani hanno detto che era una tattica diversiva del regime per distogliere l'attenzione dall'interno del paese a Israele. Però non c'è un'effettiva condanna di Israele da parte verso la dittatura di Bashar al-Assad, anzi Netanyahu mi sembra che abbia fatto capire molto bene come la vede la situazione sulla Siria, quindi meglio un dittatore che uno stato islamico come l'Iran. Ci sono, Stefano Russo chiede, ci sono movimenti sul Golan? Non ci sono movimenti, è fermo per il momento, ci sono nelle aree vicino al Golan, ci sono i drusi che stanno manifestando a oltranza, c'è una nostra persona del coordinamento che abbiamo appena fondato, il coordinamento in Italia per la rivoluzione in Siria, che è druso e sta coordinando insieme ad altri drusi nel mondo varie manifestazioni nella zona di Sueda e nei dintorni del Golan. Il Golan, devo ribadire, che è fortemente presidiato, però c'è un movimento nei dintorni, ripeto, da parte dei drusi, che non è poco, anzi. Ecco, se ci vuoi spiegare, Shanighi, esattamente cos'è avvenuto nei giorni scorsi, per cui si è in Germania, se ricordo bene, giusto da quello che ci ha detto Francesco, si è costituito un governo in esilio della Siria? Allora, c'è un consiglio nazionale transizione, sì. Sì, c'è un consiglio nazionale di transizione che si è riunito a Istanbul, che è formato da presidente Burhan Ghalioun, un insegnante di sociologia all'Università La Sorbona, e più è costituito da varie forze dell'opposizione siriana all'estero. Allora, quello che è successo a Berlino invece è stato per adesso un atto di mediazione. Si è recato un importante dissidente politico che si chiama Aysa Manna, che qualcuno di voi forse si ricorderà perché Marco Pannella l'ha incontrato a Roma, ha manifestato insieme a lui quando noi l'avevamo invitato dalla Francia a venire qua in Italia un po' di tempo fa, davanti all'ambasciata siriana. Allora si è recato lui a Berlino insieme a svariate quasi un centinaio di membri dell'opposizione esterna e interna la Siria per svolgere un lavoro di mediazione, cioè tra le varie opposizioni che ci sono, quindi sapete tutta la politica, democratici, liberali, di vari orientamenti proprio, per costituire un gruppo saldo, un gruppo che possa lavorare e quindi integrarsi con il Consiglio Nazionale Transitorio. Successivamente alla riunione di Berlino ce n'è stata un'altra al Cairo con altri dissidenti siriani. Stiamo costituendo una vera e propria opposizione unita. Ripeto come sia difficile dopo 40 anni di dittatura, dove le persone, come mi viene in mente un comunista che è stato sciolto nell'acido molti anni fa, o come Al-Turk, segretario del Partito Comunista che ha passato quasi 20 anni, se non di più, in prigione in Siria, come sia difficile in questo breve lasso di tempo, che sono 7 mesi, 8, costituire un'opposizione. Quindi di sicuro lo faremo, serve soltanto tempo. Quanto tempo servirà per fare un fronte compatto, questo non lo so dire. Esatto, era questa la domanda seguente che volevo farti. Quello a cui stiamo assistendo in altri paesi, dove, in questo caso del Maghreb, dove vi sono state le rivolte arabe, quello che stiamo assistendo è la disgregazione, una volta avvenuta la rivoluzione, per esempio in Egitto, in vari gruppi e gruppuscoli. Io spero e auguro veramente di tutto cuore che i patrioti siriani riescano a liberare la Siria e il popolo siriano da questo dittatore che non possiamo nemmeno definire pazzo, ma è assolutamente un criminale internazionale di guerra, perché chi rivolge le armi contro il proprio popolo non può essere che un criminale di guerra, contro civili inermi. E tu pensi che se un giorno la vittoria arriverà
ci sarà un'unità, una consapevolezza di una unità, dell'importanza dell'unità nazionale, oltre, diciamo, magari le possibili disgregazioni dovute anche a motivi religiosi o di altra natura? Guarda, anche questa è una bella domanda che molti mi fanno. Io sottolineo come c'è da ricostruire non soltanto un'opposizione, ma c'è da ricostruire un intero popolo che ha passato 40 anni sotto una dittatura, che ha anche negato il pensiero. Questo cosa vuol dire negare il pensiero? Vuol dire che oggi, come vi dicevo, ci sono due realtà. Nietzsche, un grande filosofo, diceva che non ci sono verità se non interpretazioni, no? Allora c'è l'interpretazione che dà di questa rivolta una parte della popolazione siriana, che è quella dell'imperialismo americano, no? E c'è quella invece che dà un'altra parte della popolazione siriana, che è quella invece di una richiesta della libertà. Quindi quello dove noi dovremmo lavorare nel futuro è convincere anche nel futuro, quando questa rivolta sarà vinta, perché sarà vinta quando un popolo si muove, vince sempre, sarà anche il far capire a queste persone, tanti milioni di siriani che ancora credono nel regime, che questa rivolta è stata fatta anche per dare la libertà di pensare a loro. Quindi dopo che noi avremo fatto questo lavoro, io credo che non ci saranno divisioni settarie del paese, quindi la costruzione di un nuovo Libano. Libano come esperimento di democrazia certamente ne ha da insegnare ai paesi arabi, ma non ha da insegnare come coesione nazionale, perché uno Stato diviso in confessioni non è uno Stato che funziona, ma ha a che fare forse con uno Stato federale che la Padania, i leghisti forse vorrebbero qua in Italia. Quindi prima dobbiamo costruire il nuovo siriano del futuro e poi potremmo vedere se funzionerà. Io comunque credo che divisioni settarie non ne avremo nel paese, perché l'esperienza della convivenza in Siria dura dall'alba dei tempi. Anche perché poi quello che sta dimostrando il popolo siriano in questi giorni, in queste ore, è di essere unito nella rivolta. Quindi potrebbe essere proprio questa rivoluzione non violenta lo strumento in grado di unire, creare una base comune tra le varie, diciamo, tra le varie correnti e tra i vari movimenti, tra le varie ideologie. Guarda, Alberto, volevo sottolineare una cosa. L'altro giorno parlavo con un attivista internet che sta a Damasco, è stato arrestato e torturato dalla polizia, poi è uscito. Questo è un ragazzo giovane che gestisce una pagina Facebook in Siria, che è tradotta anche in altri paesi del mondo da altri attivisti siriani, e mi diceva la mia stessa domanda, quella che gli ho fatto, anche se ovviamente so la risposta, quella che mi avrebbe dato lui, perché è la stessa che penso anch'io, quindi sul problema settario. Ebbene, lui mi ha detto che nel movimento siriano ci sono cristiani, turcmani, armeni, di tutte quante le più svariate differenze religiose. Non c'è problema, perché la libertà è una a prescindere dal, come si può chiamare, dalla confessione religiosa che uno professa. Certo. Allora, altre domande che arrivano. Gianni chiede la richiesta, no, anzi, prima c'è una domanda di Stefano. In Italia la rivolta è stata presa in considerazione dalla Farnesina? Aggiungo io, a parte l'Italia, le altre diplomazie occidentali cosa fanno? Sì, allora, dalla Farnesina sì, è stata presa in considerazione un po' poco. Sono state presentate, adesso parlo a livello del Parlamento italiano, delle mozioni sono state presentate. Alcune, una in particolare da Fiammetta Nierenstein, che qualcuno forse di voi ricorderà, che ha invitato un esponente siriano che dall'opposizione è stato sconfessato, anche dall'opposizione siriana, perché è effettivamente un venduto, questo Farid al-Ghadri, che diceva che la pace in Siria, la caduta del regime, passerà da Israele. Già a dire così non è una cosa affatto vera, uno, non per via di Israele, ma perché la pace in Siria passa dagli stessi siriani, poi Israele è un'altra cosa, ma poi soprattutto perché è una persona che non ha una rappresentanza in sé. Quindi
arrivando alla Farnesina, Frattini aveva fatto richiamare l'ambasciatore italiano in Siria, che mi ricordo molto bene anche chi è, una bravissima persona, perché quando ero in Siria ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerla. Però da parte dell'Unione Europea e da parte anche dell'Italia non c'è stata una reazione univoca e egualitaria in quanto riguarda la politica estera. Perché la politica estera può far molto. Se noi tagliamo i rapporti tutti quanti uniti contro un paese, cioè la Siria, guardate che funziona ancora meglio che invadere un paese. Abbiamo visto Mahatma Gandhi, continuo a ripeterlo sempre, come abbia bloccato l'India con il semplice sciopero. Perché noi umani, noi persone europei, occidentali, non blocchiamo qualsiasi rapporto economico, diplomatico con la Siria? Vedrete allora che imploderà da sé un paese. La Siria fa affari in Italia per 6 miliardi di euro, non è poco. Pensate se blocchiamo tutte le importazioni e le esportazioni di materie. Certo, certo. Allora, aggiungiamo poi le altre diplomazie occidentali, in modo particolare gli Stati Uniti. Cosa stanno facendo e cosa hanno fatto e cosa potrebbero fare? Gli Stati Uniti fanno per adesso anche loro dichiarazioni così senza seguito. Dovrebbero instaurare un legame reale con l'opposizione siriana, che si è radunata a Istanbul, come dovrebbero fare tutti i paesi europei, instaurare dei legami politici con gli oppositori, anche nei vari paesi. Io mi chiedo perché noi siamo qua da 8 mesi a manifestare ogni weekend, oggi tra parentesi manifestiamo a Cadorna, noi siriani, dalle 4 alle 6, quindi invito chi vuole, chi è a Milano, ad andare a partecipare. Allora mi chiedo perché il governo italiano non ha instaurato un canale di comunicazione con noi siriani che siamo qua in Italia, ad esempio, per chiedere ma cosa vogliono questi siriani, cosa possiamo fare noi governo italiano per i siriani qua in Italia che possono poi riferire ai siriani all'interno della Siria, perché noi all'estero, siriani in America o negli altri paesi, non siamo che ambasciatori del popolo siriano interno, che sarà poi lui nel futuro a scegliere quale governo creare. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, come ho detto, più che fare dichiarazioni di condanna, ancora non hanno fatto molto. Io spero che taglino veramente rapporti, che usino la loro potenza diplomatica, non di armi, diplomatica, per isolare il regime siriano. Ma soprattutto questo deve arrivare dai paesi arabi. Non è accettabile che l'Egitto o la Tunisia o qualsiasi altro paese che abbia vissuto e vinto la sua primavera non aiuti un paese che non ce la fa, che non ce la sta facendo con le proprie gambe, come lo Yemen o come la Siria, a vincere la primavera araba. Quindi abbiamo bisogno soprattutto degli arabi in questo momento. Sicuramente il punto di non ritorno è stato superato, quindi bisogna arrivare fino alla fine e la vittoria arriverà, ne sono convinto anch'io, come ne sei convinto te. Altre domande da parte di Gianni. La richiesta dei curdi è di un'autonomia all'interno del futuro Stato o una richiesta di indipendenza che porrebbe ombra sul futuro unitario della Siria? Sì, allora, noi i curdi, per farle in breve, qua in Italia manifestano con noi per la Siria. Nei vari riunioni e conferenze dell'opposizione siriana sono entrati anche i curdi, a parte in un caso dove, ed è da dirlo, è stata la conferenza quella fatta dai fratelli musulmani a Antalya, dove non hanno fatto entrare i curdi, no? Invece nelle altre conferenze sono entrati, non hanno mai fatto richieste di autonomia o indipendenza, ma di voler la libertà dello Stato siriano, perché si sentono siriani. E questo io poi non so se in un futuro, quando saremo liberi, quando ci sarà uno Stato, i curdi chiederanno uno Stato autonomo. Non credo che sia questo, perché il loro più grosso problema non è la Siria, ma forse è la Turchia e l'Iraq in buona parte. In Siria no, non credo che lo faranno. Per adesso costituiscono un'importante parte dell'opposizione siriana. A proposito di Turchia, ci sono state alcune recriminazioni contro Erdogan provenienti dagli ambienti della rivolta. È una cosa, dice Gianni, è una cosa episodica o c'è un malessere più diffuso e supportato da cosa?
Sì, come dicevo, prima c'è una posizione della Turchia molto ambigua. Permette di fare sì le conferenze dell'opposizione siriana a Istanbul o in altre città della Turchia, ma come mai la Turchia ha consegnato un ufficiale, un grande ufficiale che aveva disertato dall'esercito siriano, che si era rifugiato in Turchia, ai servizi segreti siriani? Allora, qual è il ruolo della Turchia che vuole avere in questa nostra rivolta? Quella di estendere la sua egemonia, di ricreare una sorta di impero ottomano nel Medio Oriente, o vuole essere il garante e il vessillo di un cambiamento arabo, anche se loro sono turchi? Quindi ci sono certamente dei malesseri interni anche all'opposizione siriana, che per il momento stanno zitti, però se la Turchia non continuerà una politica reale e coerente verso la Siria, purtroppo io credo che i rapporti si inclineranno tra l'opposizione siriana e la Turchia. Tu credi che sia stata solamente internet la molla, diciamo lo strumento che ha consentito di creare una rete nel popolo siriano che permettesse poi di scendere ogni venerdì nelle strade, nelle piazze, o sia stato qualcos'altro, anche un sentire più profondo, ormai diciamo delle incrostazioni del potere talmente disgustose per cui ormai era nelle cose ormai che si arrivasse alla rivolta in Siria? Guardate, cioè, qual è stato il ruolo di internet? Fino a che punto internet e gli strumenti di internet hanno veramente contribuito alla rivolta? Hanno contribuito alla rivolta in un secondo momento, esatto. Parlando con attivisti sul campo che stanno là a Damasco, come organizzazione Facebook ha fatto tutto, soprattutto in questi momenti, cioè i vari gruppi anche segreti dove gli attivisti siriani si riuniscono e scelgono di manifestare, fanno veramente tutto oggi, cioè creano le manifestazioni, quelle a Damasco piuttosto che a Homs. All'inizio è stato un momento diciamo di malessere popolare, cioè mi spiego meglio, quello che è successo in Tunisia e in Egitto di sicuro è stato un impulso di coraggio verso il popolo siriano per scendere e manifestare finalmente dopo 40 anni, no? Con questa dittatura. E in un primo momento erano forse manifestazioni molto più disorganizzate, più spontanee, non che adesso non lo siano spontanee, però poi internet è subentrato in un secondo momento, ma più che Facebook, che di sicuro ha un ruolo molto importante nell'organizzazione, è YouTube, la vera arma è ancora più importante dell'Egitto e della Tunisia, perché di fronte a questa campagna di propaganda, che alcuni possono crederci, alcuni possono non crederci a quella che fa il governo siriano, ognuno è libero di pensare come la vuole, io voglio credere per quello che sento, che sente di fare veramente il mio cuore. Allora è il valore testimoniale che YouTube sta dando alla rivolta, perché non potendo entrare i giornalisti in Siria, anche se qualcuno c'è entrato, so anche di una giornalista di Radio Radicale che ha avuto il permesso dalle autorità siriane di entrare a Damasco, però a Damasco cosa si vede quando si è circondati dagli angeli custodi del Ministero dell'Informazione e si è diciamo protetti da chissà quanti militari? Damasco non è il fulcro della rivolta in sé. Quindi il valore testimoniale di YouTube è fondamentale, perché i filmati che vengono caricati là danno con reale esattezza la veduta su quello che accade internamente al paese. Quindi ancora più di Facebook è YouTube che sta salvando da, forse userò una parola forte, dal negazionismo che sta attuando il governo siriano verso quello che sta facendo all'interno. Non è una parola forte, Sharia, assolutamente no. Allora, Americano chiede, contestando un po' il valore di primavera delle rivolte arabe, chiede questo, l'amico che sta parlando cosa intende per A, il coprifuoco di altri 3 mesi dichiarato in Tunisia,
il colpo di stato militare in Egitto, il coprifuoco di altri 3 mesi dichiarato in Tunisia, il colpo di stato militare, ma si ripete, non si, scusate, ma ho vincolato male io. Cosa intende per primavera araba sostanzialmente? È un po' criptica la domanda, spero che sia stata chiara la lettura. Sì, sì, sì. No, ma americano, hai fatto bene a chiedere, anzi, io per primavera araba quello che intendo personalmente è quando sboccia, usando proprio la parola primavera, quello che è il fiore della libertà. Tu citi bene degli esempi sul colpo di stato militare in Egitto o la Tunisia, il coprifuoco di 3 mesi, dici. Però quello che ci siamo lasciati alle spalle in Tunisia e in Egitto, che cos'era? Non era forse peggio? Il colpo di stato in Egitto è una fase transitoria e il coprifuoco in Tunisia, anche questo io non, ovviamente non lo giustifico, però dobbiamo pensare, amici tutti, che questi due paesi, Tunisia e Egitto, sono usciti da decine di anni di dittature, e prima ancora di loro c'erano altre dittature. Quindi per primavera si può intendere libertà, che arriva ancora prima della democrazia. Abbiamo bisogno in questo momento di consolidare allora la democrazia sia in Egitto che in Tunisia. Quindi serve tempo anche a loro per creare delle istituzioni che diano la certezza che una democrazia sia possibile. Io credo che quello che tu citi giustamente, lo stato militare in Egitto, che sono, secondo me, in scienze politiche si chiamano militari guardiani, che escono quando lo Stato viene messo fortemente in crisi e finalmente sono usciti, siano una fase transitoria. Io personalmente ho un'amica che si è candidata adesso in Tunisia al Parlamento come candidata all'estero. Anche lei non è contenta di quello che sta accadendo in Tunisia, pur essendo stata un'attivista. Però questo fa tutto parte di un gioco. Si stanno guadagnando gli arabi in Tunisia e in Egitto veramente la democrazia e soprattutto la libertà. Quindi aspettiamo, questa è una primavera perché abbiamo eliminato il passato, ora dobbiamo riuscire a costruire bene il futuro. Il presente ha ancora dei legami col passato che stiamo debellando. Io credo, sono sicuro che queste siano tutte transizioni, ma che porteranno a un futuro migliore e che porteranno di sicuro a questa primavera tanto agognata dagli arabi, credimi. Ecco, c'è un'altra domanda molto interessante che proviene da Stefano Russo, il quale chiede: non è che l'odio verso i curdi del regime turco influisca sui rapporti con l'opposizione siriana? Guardate, il regime siriano finanziava il PKK, quello di Öcalan, no? Lo finanziava sino un po' di tempo fa, sino alla morte di Hafiz al-Assad. Quindi i rapporti erano molto tesi a quel tempo tra Siria e Turchia. Invece da quando è subentrato poi Bashar, ha smesso di dare finanziamenti ai curdi del PKK, anzi ha abbandonato l'unica causa che permetteva che il malessere dei curdi in Siria fosse un po' più sornione, più addormentato. Comunque certamente la Turchia guarda anche con preoccupazione ai curdi in Siria, si chiede quale sarà il loro ruolo nel futuro dello Stato. Ebbene, noi vogliamo certamente uno Stato democratico in cui partecipino di sicuro anche i curdi, dove parteciperanno certamente. Quindi non è accettabile che la Turchia faccia ingerenze all'interno dell'opposizione siriana, se mai le farà o se già non le ha fatte, per non permettere ai curdi di avere un ruolo nel futuro della Siria. Comunque io sono e rimango positivo. Voglio ricordare agli amici e a tutti quanti i radicali che forse si ricordano di Aysam Manna, questo siriano che avevamo invitato qua a Milano, questo siriano che era andato con Pannella di fronte all'ambasciata siriana, attivista su Al Jazeera, sui maggiori canali panarabi. Hanno già ammazzato 4 membri della sua famiglia perché lui parla contro il regime. Suo fratello un mese fa, e quando io ero a Parigi una decina di giorni fa, avevano ammazzato un suo nipote. Quindi è questo che il regime fa. È un uomo, questo Aysam Manna, sconvolto certamente,
ma che continua a credere all'idea di uno Stato libero, di una Siria libera, senza perdere l'ideologia, pur avendo perso così tanto. Bene, una cosa volevo chiederti. La cosa che secondo me è più scandalosa è questa. Perché tu ritieni che la NATO si sia così tanto interessata della Libia e mentre non dimostri lo stesso interesse nei confronti di situazioni come quella siriana o yemenita, che per certi versi sono ancora più drammatiche di quello che magari accadeva in Libia, dove alla fine, diciamo, non c'era una totale opposizione a Gheddafi? Guarda, Roberto, credo che la risposta la sappiamo tutti quanti e la sanno anche i nostri amici in chat, che è sempre la questione del petrolio. In Siria, nel Yemen, non ci sono grossi giacimenti di petrolio, non c'è un tornaconto, non c'è un qualcosa da guadagnarci per l'intervento. Abbiamo visto nel secolo breve come gli interventi militari in paesi esteri siano stati fatti sempre per un cambiamento, no? Soprattutto l'intervento della NATO militare in Siria all'inizio non era voluto dall'opposizione interna siriana, dai manifestanti stessi. Adesso stanno chiedendo aiuto, stanno chiedendo, anche dicendo che c'è la possibilità, certo, di chiedere un intervento militare che abbia un inizio e che abbia una fine. Sarebbe preferibile da un paese arabo, magari, perché no, l'Egitto, se si rafforza e ha la possibilità di farlo, sarebbe ottimale. Ma soprattutto la NATO non si interessa della Siria, e il perché? È per la posizione geopolitica e l'equilibrio, come ha scritto bene Stefano Russo. Sì. Esatto. Perché muovendo quell'area, la Siria, noi abbiamo un rischio che è quello dell'Iran di fianco, che abbia una reazione militare forte. Abbiamo il rischio poi degli Hezbollah in Libano. No, destabilizzeremmo tutta quell'area lì. Poi come sarebbe presa anche l'intervento militare americano all'interno della Siria, anche da altri paesi arabi che ciò nonostante condividerebbero l'intervento militare all'interno della Siria, ma non condividerebbero quello americano semplicemente perché sono americani, perché abbiamo visto come la politica americana e i loro interventi siano sempre stati fasulli e intenti solo a garantirsi un interesse nel paese. Certo. Dunque, non ci sono al momento altre domande dalla chat. Non so se Francesco ha qualcosa da chiederti. Sì, io volevo, visto che comunque la similitudine con la rivolta iraniana dello scorso anno ci sono e sono molte, ricordiamo che anche in Siria la rivolta è assolutamente pacifica, sono persone che scendono per le strade a mani nude con striscioni e cartelli, quindi come succedeva in Iran lo scorso anno, e i soldati e i militari sparano sulla folla. Volevo sapere appunto come mai i media l'anno scorso avevano dato così risalto e così importanza a questa rivolta in Iran, perché comunque sia c'erano anche lì dei filmati che arrivavano su YouTube, e invece voi non riuscite ad entrare sull'agenda settings delle televisioni e dei media di tutto il mondo, nonostante la vostra presenza su internet. Sì, io cito, devo dire sempre che la longevità di una notizia ha una durata, no? Noi parliamo ad esempio di, non so, NOTAV, ad esempio, della TAV, della costruzione di questa linea ad alta velocità. Ne sentiamo le notizie per un determinato arco di tempo e poi basta. Allora abbiamo sentito lo stesso per la Siria all'inizio, dove se ne parlava moltissimo e poi alla fine non se ne è più parlato. Certamente l'Iran ha, diciamo, un quantitativo di giornalistico d'attrazione maggiore della Siria. Ci sono più iranisti, che chiamiamoli sirianisti, no? C'è stata più attenzione dell'Iran perché Khomeini è arrivato grazie agli occidentali, non l'hanno portato gli arabi là. Allora anche questo qua ha fatto, diciamo, questo fattore qua ha reso possibile che l'Iran
le notizie sull'Iran fossero più longeve. Sulla Siria, come ho detto, è proprio la longevità della notizia, no? Il giornalismo all'estero e soprattutto la campagna propaganda del regime che sta funzionando bene. Perché quando io mi sento giornalisti italiani dire che c'è un complotto in atto americano, che i manifestanti pacifici sono tutti quanti armati, sono tutti quanti terroristi, giornalisti italiani lo dicono, quando sento dire che c'è una guerra civile in Siria, e non è una guerra civile quella che c'è in Siria, lo ribadisco, non c'è una guerra civile, non lo dico io, lo dicono i siriani allo stesso modo dentro la Siria, che vengono ammazzati, dicono questa non è una guerra civile, ma semmai è un massacro da parte del governo verso di noi, allora questo mi fa storcere un attimo il naso. Io credo che comunque se tutti quanti ci impegniamo, da te Roberto, all'americano, a Stefano Russo, a tutti gli amici che sono intervenuti oggi nel fare informazione su quello che succede in Siria, sul dire che ieri sono morti 130 persone solo nella città di Al-Rastan, nel dire che sono state usate armi chimiche sulla popolazione, come ne ha usate Saddam Hussein contro i curdi, allora questo vuol dire fare informazione. Gianni, certamente ci sei anche tu, ho visto che hai messo, ci sono pure io, ci siete tutti quanti, ma la libertà della Siria, la longevità di questo regime dipende soprattutto da voi, dipende dai giornalisti soprattutto che fanno informazione, non devono fare informazione per un tornaconto di pubblicità, non bisogna fare i trasformisti che non ci si intende di Siria, però si legge qualche libro, si va un mese in Siria, allora si dice allora io mi intendo di Siria. Abbiamo bisogno di tutti voi cari amici, per vincere questa battaglia immane che ci ha già causata 4.000 morti. E io vorrei dedicare questa puntata a un pensiero speciale, perché ho visto che il nostro tempo è finito, a Zainab al-Husni, quella ragazza siriana decapitata e recapitata la sua famiglia senza pelle. C'è il filmato su YouTube, potete vederlo, no? E quindi è da dedicare a voi. Certamente americano dipende soprattutto da noi siriani, ce la faremo, ma abbiamo anche bisogno dell'aiuto vostro, no? Perché non siamo differenti da nessun altro. Cosa fondamentale è che si esca dall'indifferenza. I media si occupano di cretinate molto spesso, i grandi media. Quello che possiamo fare noi è sicuramente quello di mettere a disposizione quanto più spazio possibile per la causa del popolo siriano, e sono sicuro che TV Radicale lo farà, ci saranno altre occasioni per parlare insieme della Siria e della straordinaria e commovente battaglia del popolo siriano, dei fratelli siriani voglio dire. Ecco, un'ultima domanda che arriva sempre da Gianni è questa: il livello di censura su internet in Siria quanto è condizionante ed efficace e come riuscite ad aggirarlo, se esiste? No, il livello di censura in internet non condiziona, riusciamo a girarlo perché ci sono, almeno per quello che riguarda in Siria gli attivisti, ci sono dei proxy o dei modi che aiutano a superare la censura dei vari siti internet che non si possono visitare. YouTube ovviamente è un qualcosa di aperto, dove per fortuna esiste YouTube e devo dire Dio benedica chi l'ha inventato, perché permette a quelli che stanno in Siria di farci capire quello che sta accadendo all'interno del paese. È una grossa arma, per fortuna, che differenzia la Siria di oggi da quella del passato, da quella dell'82, dove si è stati capaci di bombardare un'intera città e fare 20.000 morti, nessuno lo sa perché non c'era internet. Oggi una cosa così è impensabile, perché tutti quanti lo sapremmo. Forse l'opinione mondiale non avrebbe una reazione potente, ma almeno tutti quanti sapremmo quello che accade in Siria. Beh, soprattutto non solo con riguardo alla Siria, ma penso con riguardo all'intero pianeta. Le innovazioni tecnologiche e l'internet ormai non permettono più di censurare quasi nulla, proprio perché chiunque è dotato di uno strumento, può essere dotato di uno strumento banale come un telefonino in grado di fare video. E YouTube è il grande canale che permette l'informazione via video, che è sempre di più. Roberto, sì. Scusami. Ho visto l'ultima domanda di Don Volpi che mi chiede che cosa possiamo fare noi per la Siria. Sì. Noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Comunità Siriani e Siriane in Italia, con 720 iscritti. Aiutateci a farli aumentare sempre di più, perché è un canale di informazione dove traduciamo in italiano i video che ci arrivano e le notizie.
così facciamo informazione. Ma lo fate anche con i sottotitoli? Esistono con i sottotitoli in italiano, mettete? Con i sottotitoli in italiano. E io credo che quello che possiamo fare noi sicuramente sul nostro sito è creare un'intera sezione dedicata ai video che magari tu stesso ci puoi segnalare. Se ti va di fare uno, certo non abbiamo tantissime visite, abbiamo centinaia di visitatori unici al giorno, con picchi di 200-300 la domenica. Però non sono pochi, non sono neanche tanti purtroppo, ma siamo appena nati. Quindi magari quello che possiamo fare è creare una sezione specifica sul nostro sito dove se vuoi tu puoi postare i video e recensirli proprio per creare uno spazio ulteriore di diffusione. E poi sicuramente come minimo linkare la pagina Facebook. Se lasciate lo spazio, fate un grosso favore non solo a me, ma veramente anche al popolo siriano, perché aiutiamo i siriani a non rimanere soli. Io credo che il direttore sia d'accordo in questo, è Gianni Colacione, il nostro direttore, penso che sia d'accordo, è una cosa che possiamo sicuramente fare. Ma senz'altro la cosa che dobbiamo fare è replicare una puntata come quella di oggi, e potremmo pensare a farla anche, non so, se ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, decidiamo insieme, proprio per tenere costantemente aggiornati le persone che in Italia magari poco sanno della Siria attraverso YouTube, proprio perché anche noi utilizziamo YouTube come nostro canale per pubblicare i video delle registrazioni che facciamo, per sentire qualcuno che molto chiaramente come te riesce a spiegare situazioni complesse quali quelle della vicenda siriana. Ecco, io vi ringrazio veramente per il tempo che ci avete dedicato. Saluto Shadi Hamadi, spero di pronunciare bene il tuo nome, Shadi, giusto? Shadi Hamadi. Shadi Hamadi, ok. Saluto Francesco Porè, vi ringrazio, al prossimo appuntamento. Sicuramente se sarai disponibile, Shadi, potremo fissare un altro appuntamento. Onore alla bandiera siriana, onore al popolo siriano soprattutto, che in queste ore sta lottando per la libertà, e noi siamo con lui, così come siamo con tutti i popoli che lottano per la libertà, per la democrazia e per i diritti civili e i diritti umani. Roberto, Siria libera, ditelo tutti quanti. Siria libera, senz'altro Siria libera, bisogna dirlo. Popolo siriano libero, Siria libera, Siria libera. Diciamolo tutti insieme, ragazzi. E cerchiamo, speriamo in questo modo di dare maggiore forza a chi come te, magari all'estero, pensa ai propri parenti che sono in Siria, e cerca di fare quello che è possibile fare dall'esterno per dare una mano ai propri compatrioti. Bene, Shadi, io ti ringrazio, ringrazio anche Francesco Porè, al prossimo appuntamento, dove sicuramente avremo nuovi aggiornamenti su quella che è la situazione siriana. Torniamo nello studio, un saluto. Ciao a tutti. Torniamo nello studio, ci scusiamo perché